Non pensavo di arrivare mai a questo momento, ma qua dietro c'è un segreto che lo scoprirete solo guardando questo episodio, amici. Vado. Burroni, bentornati in questo nuovo video sul canale. Amici, grazie mille veramente un sacco del supporto che mi state dando. Io vi voglio veramente tanto tanto bene. Voi mi volete bene? Spero davvero di sì. Scrivetemi nei commenti se volete un pensierino riguardo a ciò che pensate di me. Sarebbe veramente interessante. Inoltre ragazzi, anche per questo video cerchiamo di superare i 4500 mi piace. Siete fantastici voi e quindi ce la farete. E ricordatevi inoltre di iscrivervi al canale se siete nuovi, perché ehi, io lo so che tu potresti essere uno nuovo. Ragazzi, oggi cosa andiamo a fare? Oggi vi svelerò una cosa sensazionale, ve la faccio subito vedere. Io ho un grande segreto, amici, che non vi ho mai rivelato. Dietro questa porta gialla qua si nasconde un grande segreto ed oggi vi svelerò il grande segreto. Vi dico anche un'altra cosa, dietro questa porta c'è un'altra porta con un segreto ancora più grande che vi dovrò svelare per forza. È arrivato il momento che Marci non abbia più segreti con i burloni. Burloni, voi saprete tutto, ma adesso ragazzi devo per forza andare nel bunker degli Herobrine per controllare una cosa che mi è stata detta da qualcuno in privato. Non vi posso purtroppo dire chi. Però ragazzi, un'altra cosa che vi voglio dire è che settimana scorsa vi ho chiesto: ma ragazzi, come volevate queste scale? E il commento più votato, comunque quello che è stato più richiesto, è stato il lime. Perché? Perché le pareti erano lime e mi avete detto: ma metti lime perché sennò sta male. Qualcuno mi aveva detto di mettere l'ossidiana. Ho provato a mettere l'ossidiana, ma in realtà l'ossidiana, amici, per niente, non mi piaceva veramente per niente. Comunque, andiamo verso il bunker degli Herobrine. Inoltre, amici, Marco mi ha detto che nella nostra vanilla, nel nostro mondo, perché non è più una vanilla, si nasconde una super creatura stranissima, un SCP-X. Voi ne sapete qualcosa? Se sapete qualcosa ditemelo nei commenti, perché io di questa cosa ancora non ne so assolutamente nulla, perché Marco mi ha detto che me ne vorrà parlare lui in prima persona, perché è una cosa veramente misteriosa ed inquietante. Tante. E io sinceramente ho una paura bestia, perché a me queste cose mi mettono un terrore incredibile. Ad ogni modo, adesso ci conviene per forza, ragazzi, andare verso il bunker degli Herobrine, perché è successo qualcosa. L'Herobrine rosso piccolino è scappato. Io voglio andare a vedere se veramente questo piccolino Herobrine rosso è scappato, perché tutto si ricollegherebbe, ragazzi, alla mia storia, a tutto quello che c'è dietro quel bunker giallo. Anzi, provate a dirmi secondo voi che cosa c'è dietro il bunker giallo. Vediamo un po', ragazzi, l'Herobrine rosso piccolino non c'è più. Sono rimasti solo questi cloni di Herobrine grande, piccolini. E cosa è successo là? Ah, qua si è pure aperto. È tutto rotto, amici. What? È tutto rotto. Beh, ma di questi qua direi che ne parliamo appena torniamo a casa, perché credo che sia giusto che voi sappiate determinate cose. Ho un progetto in mente veramente molto grande. Voglio catturare tutti gli SCP possibili e immaginabili che abbiamo incontrato in questo mondo, perché Marco ha un amico e si chiama Yaki, una cosa del genere. Voi avete voglia di darmi un nome per un SCP magari 096 che potrei catturare anche io? Perché effettivamente tutti hanno questo SCP come amico e io ancora non ce l'ho. Voi datemi un nome nei commenti e vediamo un po'. Il più votato o il più carino riceverà la targhettina e lo chiamerò col nome che ha detto lui. E poi mettiamo anche un cartello all'interno della vanilla con scritto di chi è il commento. Non pensavo di dovervelo dire, ma ho ricevuto una lettera. Allora, qua c'è un libro, è quello che ho ricevuto appena sono entrato nella vanilla, con scritto: ho scoperto il tuo piano, dottor KCP01. Per chi non lo sapesse, c'è una leggenda che dice, guardate ragazzi ho i brividi, che i KCP sono i dottori che hanno creato appunto queste creepypasta degli SCP. Non si sa se è vera questa cosa, non si sa se è falsa, è una cosa che nel web sta girando molto frequentemente nell'ultimo periodo. Può essere che alcuni SCP, perché voi sapete che gli SCP non sono per forza una realtà umana, una realtà umanoide, ma possono essere anche degli oggetti. Si dice però che gli SCP umanoidi siano stati creati alcuni addirittura in laboratorio, o che siano stati degli umanoidi modificati, quindi tipo SCP-096, che è quello che tipo tutto così, potrebbe essere stato creato in laboratorio, però questa cosa non si sa. Adesso amici, voglio andare giù, perché vi devo far vedere assolutamente questa cosa. Non pensavo di arrivare mai a questo momento, ma qua dietro c'è un segreto che lo scoprirete solo guardando questo episodio, amici. Vado. 1, 2, 3.
Come vedete, amici, c'è un laboratorio. È un laboratorio grande ed è stato creato da veramente tantissimo tempo. E se vi ricordate, nello scorso episodio vi ho fatto vedere che gli Herobrine erano scappati, quelli colorati. Erano scappati, amici, perché li ho catturati io. Guardate qua. Herobrine azzurro, HR03. Herobrine giallo, HR07. Peraltro lui è l'Herobrine che era scappato nell'ultimo episodio e che sono riuscito a ritrovare casualmente perché era nella mia base. HR02, che è quello rosso che abbiamo incontrato nei primi episodi, e vi dico che ognuno di loro ha un potere speciale che sto studiando. HR04, Herobrine verde. E HR normale, che sarebbe Herobrine normale, che è qua. Questo non è il vero Herobrine, è un clone di Herobrine normale, perché il vero Herobrine è impossibile catturarlo. E qua, ragazzi, c'è una stanza vacante, HR05. HR05 sarebbe Herobrine quello viola. Purtroppo però l'Herobrine viola mi è realmente scappato, non sono riuscito a prenderlo perché si teleportava via. Credo che il suo potere appunto sia quello del teleporto. Se qualcuno per caso nell'episodio di oggi l'ha visto, ditemelo qua sotto. Inoltre c'è anche questa stanza segreta che cela delle porte. La seconda porta è grigia chiara. E qua c'è HR096, SCP, contenimento fusione. La porta qua è già aperta, ma c'è un'altra porta che si apre con la card di livello 5 che dobbiamo andare subito a prendere, che ce l'ho nelle ceste sopra. Ok, ho la chiave, ma prima di farvi vedere cosa si cela dietro quella porta là, vi voglio far vedere una cosa. Allora, avete presente quando ZWNDROP ha fatto spawnare quella miriade di SCP-096 in giro per il mondo? Ecco ragazzi, tutti quegli SCP si sono mangiati i miei SCP. Guardate un po' nel mio laboratorio che cosa c'è. 777 è il nuovo codice. Apriamo le varie porte che sembrano aperte ma poi sono chiuse. Guardate, questa è una cosa assurda. Vedete, le porte sembrano realmente aperte ma sono chiuse. Guardate che cosa c'è alla mia destra. C'è SCP-096 e anche da questa parte c'è un SCP-096. E se vado oltre, voi non ci crederete mai, ma ci sono altri SCP-096. Così cosa ho deciso di fare? Ho deciso di prendere un Herobrine, prendere un SCP-096 e provare a fonderli in un'unica entità. E ragazzi, questa entità è chiusa proprio dietro questa porta. Io vado per aprirla, non succederà niente, tranquilli ragazzi, ve la voglio solo ed unicamente far vedere. Dovete tenervi forte e lasciare subito un mi piace. Ah, lasciate un mi piace, scrivete nei commenti di aprire la porta. Vado, amici. Ecco a voi, HR-096. Questa creatura l'abbiamo creata in laboratorio. Ovviamente non è una creatura che esiste nella realtà, ma è solo una nuova entità che si celerà dentro il nostro mondo. Lui è una fusione tra SCP-096 e HR, che sarebbe Herobrine normale. Il dottor KCP-01 ha scoperto il nostro piano degli Herobrine. Adesso voi ragazzi non dovete dire assolutamente niente a Marco, perché glielo andrò a dire io ora. Amici, siamo qua con Marco. Allora Marco, io ti devo svelare un grande segreto. Ok, okay. Hai presente che nel laboratorio degli Herobrine non c'erano più degli Herobrine, vero? Sì. Ci sono dietro io tutto ciò. Nel senso che io li ho catturati. Purtroppo me ne è sfuggito uno, che era il giallo, che hai visto nel mio video precedente, e mi è sfuggito anche il viola. Sono riuscito a ricatturare il giallo, ma non il viola. L'unico problema è che io ho fatto la fusione di un SCP con un Herobrine. Come hai fatto, scusa? E qualcuno mi ha scoperto. KCP-01? Sì, credo sia il primo dottore che ha provato a fare cose del genere o che ha creato degli SCP. Non si sa, ci sono delle leggende che narrano che questi dottori siano stati i fautori degli SCP clonati, cose del genere. Se vuoi, ti faccio vedere il laboratorio, vieni. Ok, dai, ti seguo. Come ben sai, io ho un laboratorio blu. Ho un laboratorio rosso, dove adesso non ci sono più SCP, ma sono... Cioè, non ci sono più tanti SCP diversi, sono solo 096, perché quando ZWNDROP è entrato, qua sono diventati tutti 096. C'è quello verde, che è in ricostruzione, e poi c'è questo. Cos'è che è? Entro. Cosa cacchio è? Ok, l'azzurro, il verde, il rosso, il normale. E poi ce n'è un altro.
Posso? Certo. Ok. Ma che cacchio è? Ma come hai fatto? Io ti dico solo una cosa. Non ci dobbiamo assolutamente far scoprire da questo dottore, perché questo qui potrebbe essere veramente un'arma letale, Marco.